Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista. Sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. Una ottantina sono rimaste ferite o contuse. Due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto, per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. Che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perso costituzionale. A Milano, al... Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20:35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Nella lista vi sono parlamentari democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, missini, liberali, il segretario del Partito Socialdemocratico Longo, alti ufficiali dei servizi segreti, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Polizia, alti funzionari dello Stato, questori e prefetti, diplomatici, giornalisti, imprenditori delle diverse categorie, tra gli altri Rizzoli e Berlusconi, magistrati, docenti universitari.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of your ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Thank you.
And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal.
In quest'ultima fase operativa, il G91 sta dimostrando veramente le sue grandi possibilità. E il fatto che la NATO abbia un velivolo da raccomandare alle forze aeree dei paesi aderenti si traduce per tutti in vantaggi la cui importanza va sottolineata sotto l'aspetto operativo, economico, umano, per una veramente efficace integrazione difensiva. Anche se realizzato per impulso degli Stati Uniti d'America, il G91 soddisfa tutte le esigenze europee. Ed è per questo specialmente che si deve valutare appieno e apprezzare quanto, attraverso questo velivolo, l'Italia ha fatto per cementare l'Alleanza Atlantica, per la difesa del mondo libero. Thank you.
corruption. Thank you.
Now let me tell you why President Kennedy was murdered and how he was murdered. I also want to give you a few examples which will show you how the conclusion reached by the Warren Commission is totally impossible. President Kennedy was assassinated by men who sought to obtain a radical change in our foreign policy, particularly with regard to Cuba. In June of 1963, President Kennedy, addressing students at the American University in Washington, told them, "We breathe the same air as the Russians." He said, "We should try to live together in peace on this earth." Well, at this point, some individuals transferred their hostile attention from Fidel Castro to John F. Kennedy. They planned the president's assassination, and they planned it well. The evidence indicates that he was shot at from two different directions in the rear, and also from the right front. We know that shooting was coming from two separate directions in the rear because the president and Governor Connally were hit in the back within a split second of each other. And this necessarily had to happen with two bullets coming from two different rifles. We know that the president was being shot at from the grassy knoll area on the right front because most of the people in Dealey Plaza heard the shots coming from there. And because at least one of the president's wounds was an entry wound from the front. And because men were seen running from the grassy knoll area immediately afterwards. That's why the idea of Lee Harvey Oswald as the lone assassin of the president is a fairy tale and should be brought to an end.